Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerò i foglietti illustrativi dei farmaci veterinari più utilizzati. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, integratori alimentari, parafarmaci, farmaci veterinari, alimenti veterinari o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Ecopork Shiga. Ceva Salute Animale SPA. Ultimo aggiornamento. 22 luglio 2021. A cosa serve? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Principio attivo. Indicazioni. Posologia. Avvertenze. Tempi di sospensione. A cosa serve? Ecopork Shiga è un medicinale veterinario a base del principio attivo vaccino malattia edematosa dei suinetti dovuta a tossina STX2 prodotta da E. coli, appartenente alla categoria degli vaccini e nello specifico vaccini batterici inattivati, inclusi micoplasma, toxoide, clamidia. È commercializzato in Italia dall'azienda Ceva Salute Animale SPA. Ecopork Shiga può essere prescritto con ricetta RNRT, ricetta medica in triplice copia non ripetibile. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Ceva Salute Animale SPA. Concessionario: Ceva Salute Animale SPA. Ricetta: RNRT, ricetta medica in triplice copia non ripetibile. Principio attivo: vaccino malattia edematosa dei suinetti dovuta a tossina STX2 prodotta da E. coli. Gruppo terapeutico: vaccini. Forma farmaceutica: polvere iniettabile. Confezioni: Ecopork Shiga sospensione iniettabile per suini 50 ml, 50 dosi. Principio attivo: ogni dose da 1 ml contiene antigene STX2 e ricombinante geneticamente modificato. 7,3,215,6 unità ELISA. Indicazioni: immunizzazione attiva dei maialini dai 4 giorni di età, per ridurre la mortalità e i segni clinici della malattia edematosa dovuta alla tossina STX2 prodotta da E. coli, STEC. Inizio dell'immunità: 21 giorni dopo la vaccinazione. Durata dell'immunità: 105 giorni dopo la vaccinazione. Posologia: agitare il vaccino con cura prima della somministrazione. Una singola iniezione intramuscolare, 1 ml, nei maiali dai 4 giorni di età. La sede di somministrazione più indicata è il muscolo del collo dietro l'orecchio. Si raccomanda di utilizzare un ago idoneo in considerazione dell'età dei maialini, preferibilmente 21 g, lunghezza 16 mm. Avvertenze. Precauzioni speciali per l'impiego negli animali. Vaccinare esclusivamente animali sani. Tempi di sospensione: 0 giorni. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web della Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.